Siamo con l'assessore Guglielmo Minervini, assessore alla Regione Puglia per le infrastrutture strategiche e mobilità. Assessore, ci dice che questo tacco d'Italia è spezzato, è un promontorio che rischia di diventare isola. Qual è il punto della situazione trasporti e collegamenti con il resto del continente? Ma intanto è una punta del tacco protesa verso il Mediterraneo e quindi proiettata verso il mondo, e abbiamo lavorato moltissimo in questi anni perché le connessioni con il mondo si robustissero e si rafforzassero, si estendessero. E prova ne è la esplosione del traffico aereo, la mobilità aerea stessa è letteralmente esplosa nella nostra regione. Siamo passati nel giro di 6 anni da 2 milioni di passeggeri a 6 milioni di passeggeri, ma anche il nostro sistema portuale si sta rivelando una infrastruttura nevralgica, strategica per la connessione tra la Puglia e il mondo e le economie del mondo. Il porto di Taranto è destinato a diventare un hub del paese all'interno del Mediterraneo per cogliere i grandi traffici nord-sud, quelli dall'estremo oriente che guardano e scambiano continuamente economia e merci con il cuore del mercato europeo. E il porto di Bari e di Brindisi invece più proiettati nel dialogo con la sponda nord dell'Africa, con il Medio Oriente, con i Balcani e con tutto il mondo orientale. Quindi abbiamo infrastrutture che pulsano la voglia di collegarsi con il mondo, non solo con le persone, ma anche con le economie, con le culture, con le merci. E c'è una frattura in questa proiezione esterna della Puglia che riguarda la ferrovia e in modo particolare i collegamenti tra la Puglia e la capitale d'Italia e Nord Italia. Ci sono due grandi fratture. Una che riguarda proprio la connessione verso Roma e in modo particolare il collegamento che facciamo fatica a realizzare di alta capacità tra Bari e Napoli, e l'altro grande tema infrastrutturale, l'altro grande deficit gap infrastrutturale riguarda invece la dorsale adriatica, la connessione tra la Puglia lungo l'Adriatica con Bologna e con tutto il Nord Italia. Noi pensiamo che su queste due infrastrutture la Puglia stia pagando un prezzo che non meriti. La dorsale adriatica è stata fatta nel 1865, è stata la prima infrastruttura con la quale è stata ricucita l'Italia. E pensiamo che ancora oggi sia destinata, in questa sfida alla crisi che il nostro paese faticosamente sta elaborando, sia destinata a svolgere una funzione centrale non solo integrazione del paese ma anche di sviluppo economico. E per questa ragione, proprio sui temi della connessione ferroviaria tra la Puglia e il resto del paese, abbiamo aperto una vertenza molto vivace, molto conflittuale, perché sia in termini di programmazione infrastrutturale che in termini di organizzazione del servizio sentiamo che questo è un punto debole che il dinamismo, la vitalità della Puglia oggi non riesce più a sopportare. Il ministro Passera pare che abbia fatto, come dire, un po' un punto nevralgico della sua azione di governo, il tentativo di collegamento tra il pubblico e il privato, il coinvolgimento del pubblico e privato. Su questo fronte la regione come si predispone? Ma noi abbiamo un approccio non ideologico, estremamente spigliato alle fluide interazioni tra pubblico e privato nella gestione di alcuni servizi pubblici, di alcuni e non di tutti i servizi pubblici. Mentre difendiamo la natura, il carattere pubblico di una risorsa come l'acqua, per esempio, siamo assolutamente consapevoli che in ambiti come quello dei trasporti una interazione positiva con il mercato degli operatori economici privati
è assolutamente indispensabile per ossigenare il sistema e per guadagnare soglie più elevate di efficienza. Per dire, nel sistema dei trasporti pugliesi, unico dato assolutamente anomalo nel paesaggio regionale italiano, operano due soggetti privati che erogano un servizio mediamente di buona qualità e che sono un fattore di stimolo anche per gli altri soggetti pubblici che erogano il servizio di trasporto regionale, proprio su questo terreno del miglioramento della qualità del servizio, del miglioramento dell'efficienza gestionale, del miglioramento, diciamo, complessivo del sistema. Quindi anche per gli stessi aeroporti stiamo ragionando rispetto ad una ipotesi di apertura ad apporti da parte di privati, di capitali privati, che forniscano non solo risorse finanziarie, ma soprattutto know-how e competenze per consentire al nostro sistema aeroportuale di fare un ulteriore salto di scala, candidandosi a diventare uno degli hub internazionali del sistema europeo. Ecco, diciamo, per quanto ci riguarda, non abbiamo pregiudizi di tipo ideologico, non abbiamo barriere mentali, ragioniamo a tutto campo, mettendo al centro questa voglia di esplodere che la Puglia, mi pare, oggi, nonostante la crisi, diciamo, contenga.